Buonasera ragazzi e benvenuti qui su SGL per questa partita, questa finale finalissima del Q1 di ESL, delle qualificazioni per l'SVC. Vi ricordiamo innanzitutto che questa sera abbiamo gli Inferno che hanno vinto la Winner Bracket contro gli Show Esports che hanno vinto la Loser, e quindi ci sarà questa finalissima per quanto riguarda le qualifiche del Q1. Vi ricordo inoltre che si giocherà tutto, chi vincerà questa partita incomincerà, si qualificherà per le finali LAN del Games Week che si terranno il 26 ottobre a Milano. Quindi Games Week, queste finali LAN che vi ricordo vedrà partecipare quattro delle nostre compagini italiani che poi andranno a giocare a Parigi le finali mondiali appunto dell'SVG, quindi Buonasera potete leggere ragazzi e MasterChef benvenuti Paris. qui su Quindi SGL andiamo per a questa rivedere un partita po' LAN di questo finalissima del Q1. Abbiamo avuto di team tipo i ESL, delle Vanagons, gli qualificazioni per Stag, l'SVG. gli Easy Vi Lion, i ricordiamo Freedom, innanzitutto che i qui TMP abbiamo Change Inferno Pro, e che hanno dopo vinto la Winner questo Bracket piccolo cammino si contro troveranno a gli far Show fronte Esports per che accedere vincono la appunto alle Loser, finali quindi di ci sarà il questa LAN del Games Week finalissima per Inferno quanto Esports riguarda le contro qualifiche del Q1. Vi appunto ricordo gli inoltre Show. che Gli si Show giocherà Esports. tutto chi Quindi vincerà andiamo a vedere, questa innanzitutto metto partita come col vincerà caster, vediamo sicuramente se le li capisco finali subito che LAN devono del partire. Games Ricordiamo Week che Best of saranno 5 la partita, il e, 26 si gioca Best of 5, ottobre a però gli Milano. Inferno, Games avendo Week, già vinto queste la finali Winner LAN che Bracket, sono in Inferno vedrà partecipare vantaggio di una quattro delle mappa, quindi si nostre partirà 1-0 per compagini gli italiani che Inferno andranno a e giocare la soprattutto lista avremo Parigi, le finali LAN le seguenti mappe dell'SVG che che ovviamente saranno giocheremo appunto, come su vedete già da prima, Parigi. si giocherà con Quindi andiamo a il rivedere un classico po' deserto, perché vi ricordo che è in modalità di questo deserto, Q1. quindi Abbiamo si appunto passa Tibalt, direttamente a Vanagons, giocare poi Stag, Easy cerchi e Lion, distruggi, cattura Naturum, la bandiera, hardpoint, cerchi Change di Pro distruggere, il classico e cammino che si dopo avrà questo piccolo cammino si nelle impostazioni di troveranno a deserto. far fronte Nel frattempo vado un attimo per in accedere chat appunto per alle sincerarmi semifinali se sono pronti i di LAN del player. Games Week, Un attimo Inferno solo, ragazzi. Esports Contro contro gli ESL 1. Vi appunto ricordo gli inoltre Show. che Gli Show si vedrà Esports. appunto chi Quindi vincerà andiamo a vedere, innanzitutto metto come col esatto. caster, vediamo se le li capisco finali subito che LAN devono del partire. Bello. Ricordiamo in Best of 5 la partita, Il si gioca a Best of 5, a però gli Milano. Inferno, avendo Cioè, Fede già vinto mi ha scritto di fare Vorremmo tipo sono Ah, quindi non si prendo gioca, io si parte dalla l'inizio seconda, quindi perché non sappia andiamo a niente di vedere ste cose. Colga, aiutaci gli te. Inferno Ah, no, non lo sapevo manco io, pensavo che avendo Allora, raga, a parte che le quello lì seguenti nel party mappe prima non so chi ci era, saranno Spades, Edward, Ah sì, Spades, non lo tuo amico, ma dopo te quando sei uscito sono state le comiche. Cioè, tra donni e Spades sono state le comiche, cioè io ascoltavo e ridevo. Perché Ah, Vabbè, ok. che distruggi, cattura la bandiera, hardpoint, cerchi di distruggere, il classico cammino che si avrà Oh nel no, semifinale LAN del Games Week. Nel frattempo vado un attimo in chat per facciamo sincerarmi se sono pronti i fa player. dite voi, raga. A me non mi cambia niente. Cioè, Ahmed, che Siete, dici? allora, no, guarda, Possiamo Colga, partire anche cioè, da noi, io Cassidy. sapevo che voi partivate 1-0, giusto? Perché venite dalla Winner, ok? Quindi si sceglie se partire da Hardpoint o no. Oh, Non so, raga, bello. io so No, che raga, nel partiamo da senso. Hardpoint, se no mi devo rifare il Glacio. Vabbè, allora metti al point, io dico a Francesco. Cioè, Ok, Fede mi ha Ahmed, ci siamo? scritto di Sì, va andare bene. Va tipo bella, per bella. l'SVG. Ah, quindi non si gioca, si parte dalla seconda, perché non ho Ok, sentito niente continuiamo tipo anche noi. Torniamo anche noi. Allora, Ah, no, sono non lo quasi sapevo manco pronti io, per pensavo di partire. Allora, raga, a Intanto ci parte imbucano, che non so quello lì nel cosa party ci prima non faccio. so chi Spero era, che se ne Spades, accorgono Ah sì, Spades, loro tuo amico, ma dopo te tutti quando no, sei su uscito sono state le Vanagons. comiche. Scherzo, Cioè, inviti ad tra uscire dalla donni e Spikes stanza. sono state le Nel comiche, cioè io frattempo vi ricordo ascoltavo che e ridevo. Hardpoint, partire da Hardpoint, hanno deciso di partire da Ah, Hardpoint, ok. quindi avremo Ride, Meltdown, Standoff, quindi Ride, Hardpoint, Search and Destroy avremo su Meltdown, e Fa cattura la dite bandiera su voi, raga, a me Standoff, non mi poi cambia si riprende niente, da cioè, Hardpoint Ahmed, su che Stand dici? Ops, Allora, e
guarda, no, partire anche da voi, io sapevo che voi partivate allora, 2-0. Vediamo un pochettino adesso la situazione che. Quindi ti piacerebbe partire da Arpoint o no? Non so, io so. No, raga, partiamo da Arpoint che se no mi do rifare. Devono vedere innanzitutto di. Vabbè, allora metti al point, io dico a Francesco. Ok, Ahmed, ci siamo? Sì, va bene. Va bella, bella. Ah, quindi non si gioca, si parte dalla seconda. Vedendo di affrontarsi. Ok, continuiamo anche noi. Allora, ma dopo te quando sei uscito sono state le comiche. Cioè, tra donne e spike sono state le comiche. Io sono Partita da Arpoint, hanno deciso di partire da Arpoint, quindi avremo Ride, Knockdown, Standoff, quindi Ride, Arpoint. Nel frattempo stiamo aspettando, allora, quindi ricapitoliamo un pochettino. Allora, vi ricordo innanzitutto che domenica ci sarà altre qualifiche, c'è il Q2 delle qualifiche, quindi avremo i Next Gaming che già sono nella finalissima, e poi avremo il Logic contro Yarma che si sfideranno nella Loser Best of 3, e chi vincerà andrà a giocare la finalissima contro appunto contro appunto i Next Gaming che giocheranno appunto questa finalissima sempre Q2. Nel frattempo noi aspettiamo sempre che si decidono a partire, ragazzi. La situazione, come vedete, stanno un po' questa sera sono sfortunatamente da solo e non si può fare nulla. Quindi soprattutto chiedo a chi è eventualmente collegato in chat di darmi giusto una mano. Vi ricordo innanzitutto che c'è sempre il solito minutino di ritardo, come è consono in tutti i miei streaming, come tutti i miei streaming, insomma, che c'è questo classico minutino e chi vincerà andrà a giocare la finalissima contro appunto contro appunto i Next Gaming che giocheranno. Intanto c'è uno spet insieme a noi, aspettiamo sempre. Allora, vediamo prima mappa per Raid, come vi avevo già preannunciato. Quindi andiamo direttamente su, direi che visto che già abbiamo visto tante volte l'inferno e soprattutto le abbiamo visti tantissime altre volte negli streaming, intanto cambiamo, andiamo in full. Ecco qui, allora, vediamo un po' gli show che sono composti da Nigno, Chica, Atoru e Ahmed, e soprattutto abbiamo dall'altra parte Donny Freedom, il nuovo membro, e poi abbiamo sempre Power e Colga. Andiamo ora su Colga che va proprio su Cisha. Attenzione qui a Ahmed che va a prendere una posizione defilata, infatti va a killare proprio un avversario. Attenzione, ora Cisha nel mezzo, contesa, entra Frido, killa proprio Ataru, in questo caso anche Donny entra nella postazione, però Colga si fa una doppia e quindi serie di 4 per lui. Cammo su di lui, come potete vedere dall'altro lato abbiamo innanzitutto, attenzione, giro da dietro da parte di Nino, viene fermato da Donny, vediamo parte centrale Ataru che va a killare Frido, sta cercando un po' di organizzare gli show un po'. Ricordiamo, sono un clan che è passato dalla PS3, molto bravi, già Ataru l'avevamo inquadrato prima, è andato a killare Rizzo che è andato ora va a killare Donny, ma soprattutto si va a conquistare già la postazione. Quindi ricordavo che è un team che proviene dalla PS3, attenzione, qui va a prendere una posizione doppia di team, abbiamo Colga sempre, infatti va a killare proprio 6, ora va a 7, quindi Hellstorm e attacco fulmino per lui. Andiamo dall'altro lato, vediamo un po' le classi, Nigno, AR, Ciccia, attenzione, però Colga, erroraccio, no, voleva cambiare
equipaggiamento a SMG, vediamo qui ora Ataru, SMG per lui, Ahmed AR che già si porta alla postazione successiva, andiamo qui addirittura a Kurga serie di 9, Frido è impegnato, AR per lui. Infatti Ahmed, come avete potuto vedere anche dall'inquadratura sotto, che sta cercando un po' già di stare l'hard point. Vediamo adesso come si comporteranno gli Inferno, sono parte centrale. Invece Kolga, intanto Atru si fa una doppia, ancora Kolga serie di 9 ragazzi per lui, ancora una scorstrick da usare, ricordiamo molto importante usare la scorstrick. Vediamo Bauer in attacco insieme a Frido che è andato per via centrali, va, rompe, vediamo, oh, il kill all'avversario, in questo caso era Ahmed, si porta a serie di 2, Donny in questo caso e all'interno, vediamo già, in questo caso Cicia, l'unico insieme, intanto Kurga, serie di 11 direi ancora, stare su di lui, 12 a Cicia, mette fine alla sua serie, io direi a questo punto, ancora calma su Kolga, già nella postazione R in difesa in questo caso, abbiamo Power, attacco da parte degli Show, dalla parte di sopra, Power tripla su proprio Cicia, Nino e Ataru che si trovavano sulle scale e volevano attaccare gli avversari. Ricordiamo 1-0 per in totale per Inferno, perché partono con una mappa di vantaggio avendo la winner bracket. Vediamo ora come si comporteranno, 120 a 67 per gli Inferno, in questo caso Donny sta cercando di andare già dall'altro lato, eccolo qui, va proprio sul Nino. Si trova un altro di fronte, Ataru, però molto bravo Ataru, intanto è caduto Ahmed, ragazzi, Show e Sports in 3, Power che serie di 11 ora, se la stanno giocando a serie lui e Kolga, andiamo serie 7 anche Kolga, serie di 11 che avanza e va a 8, Mr. Storm per lui, viene fermato e da Cicia, fine alla sua serie, difendono molto bene come al solito gli Inferno, Power serie di 13 per lui, ricordiamo è caduto Ahmed in 3, gli Show senza pietà, ma Nino ferma la serie di Power, un pochettino già in conquista, vediamo qui Mr. Airstorm di Kolga sull'hard point attivo in questo momento, viene killato da dietro, tanto Frido in compagnia di Donny che va a serie di 2, si vanno a prendere l'hard point e continua Donny, adesso è il suo turno per le score streak di 4 doppia per lui, vediamo un po' Cicia, qui nulla da fare, dite, non è bizzarro, Cicerito, penso del player, se non ricordo male, lo chiamavano così, diminuito, Cicerito, Cicia, serie anche per Donny, Elstorm e attacco fulmine, serie di 6, ma continua a cercare gli avversari, ancora Donny, serie di 8, vediamo, intanto centralmente c'è Cicia che va a prendere già posizione, postazione però la recupera ancora una volta uno degli Inferni, in questo caso abbiamo visto è stato Donny, continua nella sua serie, serie di 9, va, se ne trova uno, due davanti, uno lo killa, missile, altro missile Hellstorm per lui, switch arma, ancora viene killato proprio in questo momento, vediamo se si avvale delle score streak, non credo perché la postazione è abbondante, Nino ferma la serie dei suoi, ci sta cercando di andare l'altro punto,
eccolo qui. Addirittura macchina mortale pure per lui. Ehi, la meta adesso funziona, però viene killato da Atoru. Intanto vediamo cosa decide di fare. Attacco fulmineo per Donny. Uno, vediamo l'Airstorm. Nulla da fare per l'Airstorm, però sa che da lui Donny si uccisa. Macchina mortale per lui. Attenzione, Frido killa proprio Donny. Questa situazione c'è Ataru e Cisha che fra poco si troverà la macchina mortale di fronte, però mancano. Intanto ci pensa Frido a togliere di mezzo Cisha, va con la macchina mortale, ferisce solo l'avversario, lo chiamavano. Nulla da fare, però sono in completo controllo della situazione. Elstorm è attacco fu una serie di 6. Ma continua a cercare gli avversari. Cisha molto bravo. Andiamo proprio su di lui. Sta cercando di rompere. Contesa, c'è Donny, ma poi viene fermato da Colga. 250 degli inferni, questa abbiamo visto. 94 degli inferno. Serie di 9. Che si portano sul 2-0, vi ricordo che c'erano in vantaggio per quanto 1-0 in quanto avevano vinto la switch arma, la winner bracket, quindi si trovano in vantaggio adesso di 2-0. Allora, quindi 250 per gli inferno e 94 in questo point su Raid. L'altro punto, eccolo qui. Quindi adesso andremo a vedere la verità della situazione, però viene killato da Ataru. Intanto vediamo Ahmed cosa decide di fare. Attacco fulmineo per Donny, eccolo qui. Vediamo se cambieranno osso, continueranno così. Nulla da fare per l'Airstorm, però sa che da lui Donny si uccisa. Macchina mortale per lui. Stiamo aspettando un pochettino, intanto vado in chat a vedere come è la situazione. Killa proprio Donny. Mi ha Cisha che fra poco si troverà. Non ho mai scritto un cazzo. Non ho mai scritto un cazzo. No, a Nino e a Mirgli, vero. Però voi vi invitavo, potevate invitare. Dai, mi hai invitato tipo una volta, ed uno impegnato. Dai, Amen, su. Raga, vogliamo rifarla? No, tranquillo. Come è andata almeno? Avete superato i 100 punti? No, vabbè. Peccato. Legami, no, perché c'eravamo in posti. Eravamo in posti di superare i 120 punti della prima volta, però si sono caduto. Famo il cede. Non è un problema. Dimmi la mappa, dai. Meltdown. Era Meltdown, aspetta, Meltdown si chiama, non Meltdown. Meltdown. Per interditori, posso parlare. La winner bravo. Eccoci ritornati, scusate, si trovano in subito tolto l'audio. Adesso avete sentito pure Messenzero. Allora, ma non fa nulla. Allora, ricordiamo 2-0. Abbiamo adesso cerca e distruggi su Meltdown, o simpaticamente, come già sapete, è stato soprannominato in un altro modo. È inutile che ve lo dico. Allora, ricordiamo questa. Se dovessero vincere gli inferno, si aggiudirebbero lo slot per le finali LAN del Games Week del Q1, quindi poi domenica, vi ricordo, ci sarà il Q2. Avremo il piacere di vedere le partite tra Logic contro Arma, che chi vincerà andrà contro i Next Gaming, che già sono in finale avendo vinto appunto la winner. Vogliamo rifarla? No, tranquillo, intanto
Ricordo... avete superato i 100 punti. Innanzitutto domenica per le finali del 2, vi ricordo, vi do l'appuntamento poi al Gamesweek a Milano il 26 ottobre per appunto assistere a le finali LAN dell'SPC ESL che sta dando l'opportunità a noi player, voi player italiani, perché io non sono player di Call of Duty, ma soprattutto vi sta dando a voi la possibilità di andare a giocare il LAN in una bellissima manifestazione come il Games Week, quindi appuntamento Games Week. Tanto, allora direi di andare a seguire un po' Nigno, in questo caso che è il più avanzato, si troverà di fronte Power, vediamo cosa succederà e va a killare proprio Power, Nigno. Molto attivo intanto Frido, stanno facendo il giro come potete ben vedere Donny, Colga, attenzione Ahmed che si troverà a Frido, Donny intanto va su Ataro e vediamo ora Nigno e Shisha come si potrà vincere l'inferno, si aggiudirebbero lo slot per B3, dall'altro lato abbiamo Kulka, Frido, Donny, da un lato abbiamo Nigno e Ciccia però che viene killato da appunto da Frido, resta il solo Nigno contro appunto Frido e Kulka e si porta via Frido, Nigno con una combinazione switch con l'arma prima di pistola poi di M8 di raccogliere la bomba, andiamo innanzitutto a Kulka dove è posizionato dall'altro lato, vuole andare a piazzare su B, quanto pare forse ci riesce, sembra di no, intanto come decido di comportarsi, era giustamente poco tempo e va, vi do l'appuntamento poi a perdere il turno, il 20 kill cam per Frido cambio punto di partenza intermezzo, allora come sarà l'attacco poi degli inferni in vantaggio, ricordiamo totale di 2-0 ora di 1-0 su Sound, seguiamo in questo caso da un lato abbiamo solo manifestazione che Donny, attenzione Colga killato, stun con la granata Power, ne vede uno, non va, andiamo proprio su Donny che killa proprio a metà porta di bomba, però Ciccia si vendica subito, vediamo ora Power che ferisce, gli viene fatto il giro dagli avversari, attenzione, momento di difficoltà per lui, resta solo Ataru, direi di andare proprio su di lui che va a killare Frido, ha di fronte Power 1v1 cecchino contro SMG, vediamo chi è che ne spunta, Power con la pistola 2-0 per l'inferno, kill cam per Power, ecco qui, continua ancora, jump shot e ce la fa ai danni di Ataru, 2-0 per con una combinazione switch con l'arma prima di inferno in questo caso di M8 di raccogliere la bomba, rimuovete gli obiettivi, no, adesso chi è più avanzato degli show, abbiamo Ahmed che resta il più avanzato che ha portato di bomba, viene stuccato, attenzione poi le due classi, va a killare Power, vediamo se fa la doppia, no, Colga glielo impedisce, c'è altro, stato altro scambio di kill, attenzione Ataru che fa il giro, però resta solo perché l'ultimo suo compagno Shisha viene killato proprio dagli avversari, è un po' di full screen per lui, attenzione, vede uno, nulla da fare, impedisce di fare almeno una kill, kill cam per lui, eccola qui, killato, stun con la granata Power, ne vede uno, non va,
cerca di siamo proprio su, Donny, che chi a vedere adesso bomba, però ci sa, si vendica subito. Vediamo ora Power che vediamo se cambiano, gli viene fatto il giro dagli avversari, attenzione, l'attacco infatti si portano, resta solo Ataru, attenzione su A che va a killare Frido, a difesa. Ma in attacco Donny e il primo dei suoi viene a killare l'avversario. Che la spunta Power. Attenzione però, occhio. Power va. Su. Il camper, Power. L'avversario resta solo Ahmed. Vediamo che va a killare poi Power. Molto bravo qui. Restano Kulg e Donny verso Ahmed. Va a killare proprio Donny che era il portatore di bomba. Vediamo se se ne rende conto. Andiamo a vedere. Kulga dove si trova? Ah, Ahmed dietro, però non ha fiducia in se stesso, non segue, poteva prenderlo da dietro. Niente, Kulga si porta addirittura, va a cercarlo da un altro avanzato, praticamente il lato della mappa, addirittura lo spawna, però come dove decide di andare, 25 secondi adesso alla fine. Per killare Power, vediamo se fa la doppia, no, Kulga glielo impedisce. Cioè, per Ahmed, chi non ha visto kill, attenzione, la bomba che fa il giro, però resta solo. Aveva lasciato perché l'ultimo suo compagno Cisa viene killato proprio. Quando dagli il giro, restano poco più di due secondi. E direi, questo turno va agli End, cioè agli Show Esports. Ecco killcam per Ahmed. Killcam per lui. Che non c'era, era un'altra la killcam, deve essere. È danni di Donny, però. Il gioco fa vedere un'altra cam. Andiamo proprio su Donny. Perdete l'obiettivo. Intanto vediamo Ataru. Vediamo ora. Cam su di lui. Avanzato Ciccia. Va, viene soldato, attenzione, Power, non perdona, killa, Nigno su Frido, attenzione, eccolo qui, il più avanzato dei suoi, se ne trova due, si trova Power, ma viene killato da Kulga, andiamo su Ataru, che va proprio su Kulga, attenzione, mamma, stava per fare una grandissima cosa qui. Che fa killare bel 360, non gli viene ai danni di Donny, però Donny poi su Ahmed che lo sbirga purtroppo più di una volta, peccato per lui. 4-1 per gli Inferno. Vedere Kulga dove si trova. Ah, Ahmed dietro, però non ci se stesso, poteva prenderlo da dietro per Donny. Kulga si parte addirittura, ricordiamo, meglio di 6, cerca e distruggi lo spawn, però come dove decide di andare, eliminate l'obiettivo adesso alla fine. Abbiamo Power per attacco per lui, anche vedere in questo caso qui l'azione come si svolge. Attenzione però qui Ahmed succede, ah, ho cambiato cam proprio mentre Cisa va a killare Kulga. Frido su Ahmed, restano Power e Frido. Questo turno va agli End, comportano i due degli Inferno molto liberi di operare in questa occasione. Che attenzione, abbiamo Nigno e Ataru che stanno facendo, o meglio stanno facendo il giro, però abbiamo Cisa di fronte e direi di seguire molto Nigno in questo caso. Un'altra casa che va lì nella zona, però intanto viene killato Cisa da Power, se ne trova un altro Power, grande azione per lui. Ataru, attenzione, potrebbe disinnescare, no, nulla da fare, stava per disinnescare, niente, abbiamo Power, azionaccia per lui. Attenzione, Power, non perdona qua, killa. Dopo una doppia, va a killare anche l'ultimo rimasto degli Show. Si trova Power, ancora con Kulga, andiamo su Ataru, che va proprio su Kulga, attenzione, ma stava per fare una grandissima cosa qui. Cerca di bel 360, non gli viene ai danni di Donny, però Donny poi su Ahmed, ora Nigno purtroppo portatore di bomba, peccato per lui che cambia strategia, va su A. Kulga dove si trova, attenzione, Ataru va su Donny e va anche su Frido.
A te, mamma mia, doppia da parte sua. Meglio di 6. Cerca e distruggi. Bomba attiva. Dove dici di andare? Vediamo. No, gli dice. La serie finisce qui. Restano solo Ciccia e Nino. Nino dietro. Attenzione Colga, non se ne abbede. 5-2, Frido è andato. Frido. Il match point per gli Inferno. Su Ahmed. Nino. Punto su Colga. 5-2. Andiamo. Show e Sports. Che sono entrati da poco nel mondo 360. Vengo da PS3 già. Hanno avuto la fortuna barra sfortuna di essere commentati da me in un'altra finale e qui si ritrovano in finale di Q1 SVC organizzate da ESL. Ricordiamo i finali in LAN il 26 ottobre a Games Week a Milano. Nulla da fare, stava a 26 niente, Nino sta aspettando qualche accia per lui. Avversario Donny è il primo a cadere di inferno. Attenzione, mamma mia, qui Colga cosa fa su Ahmed. Molto molto bravo. Orientazione accia, deve però vedersi dal giro di due di Nino e Ciccia. Colga va prima su Nino. Attenzione, ci abbiamo Frido da quest'altra Ciccia. Si fa una doppia. Mamma mia. 5-3. Vediamo. Ha cambiato l'ultimo direzione, va a farsi la doppia. Va su Donny e va da di Frido e Colga. Anche su Frido. Operazione. A te, mamma mia, doppia da parte sua. Quindi orgoglio show che vanno in questo caso in attacco. Non voglio andare vita facile. No, gli dice. Appunto. Inferno, vediamo intanto se andrei a seguire Giù Power, sta cercando di fare il giro per via centrale. Poi abbiamo Nino che fra poco si trova di fronte Colga, è quello che vediamo se se ne accorge. Attenzione Frido su Colga, erroraccio, e già Ahmed su Donny. Ragazzi, qui sì, si potrebbe andare sul 5-4. Vediamo Power seguito da dietro da Ciccia, nulla da fare, viene piazzato Ciccia, serie di 5. Nino su Frido, 5-4 ragazzi, mamma mia. Recupero show, orgoglio show. Vediamo qui kill cam per Nino. Q1 SVC organizzate da ESL. Ricordiamo i finali là nel 26 ottobre a Games Week a Milano. Quindi 5-4 per gli Inferno, no, che sono stati in vantaggio, un sostanziale vantaggio. Gli show si sono ripresi, ricordiamo che in precedenza hanno perso hard point, quindi 2-0 per gli Inferno, che hanno vinto la winner bracket, già sono in vantaggio di 1 e adesso attenzione qui Power su Ataru. Quest'altra Ciccia si fa una doppia, mamma mia. In questo caso sta aspettando, tanto Nino sta facendo il giro. Andiamo. Eccolo qui Nino che fa il giro. Andiamo. Ai danni proprio di Colga in questo caso. Continua il suo giro Ciccia, addirittura 6 Ahmed. Donny cade sotto le fauci di Nino. Se va, e va a disinnescare. Quindi in questo caso Ciccia, perché serie Ciccia e va a disinnescare per aumentare Mr. Erson per lui. 5-5 ragazzi, preparatevi al prossimo round. Assurdo. Inferno, vediamo intanto seguire su Power, cercando di fare il giro per via centrale. Poi abbiamo Nino che si trova di fronte Colga, ecco qui, se ne accorge. Attenzione Frido su Colga, erroraccio. Ahmed su Donny. Turno decisivo. Si potrebbe andare sul 5-4. Andiamo ora, come vogliono giocarsela Inferno Sports. Vediamo Donny che è il primo dei suoi. Si trova di fronte proprio Ataru che lo va a killare.
direi di andare su Power che viene killato da Shisha. Attenzione, andiamo Frido. Nulla, niente ragazzi. Attenzione, resta solo Golga. 5 e 4 per l'inferno. No, che sono stati imbalzati. Colpo fulminante nemico, lo lancia adesso. In questo caso è la Shisha. E direi che forse molto probabilmente ci andiamo a vedere un'altra mappa, salvo miracolone di Golga contro Shisha, Ataru e Ahmed. Attenzione qui, hanno lanciato missili per capire esattamente dove si trova l'avversario, infatti arrivano a stringerlo. Ataru su Golga, 6 a 5 per gli show kill cam per Ataru. Eccola qui, Donny cade sotto le fauci di Nigno e va a disinnescare. Quindi sia gioco di Gano, quindi questo è Chad di Show a disinnescare per aumentare Mr. Ersom per lui. 5-5 ragazzi, facile. Al prossimo round. Assurdo. L'inferno, vediamo intanto. Quindi ricordiamo 2-1 ragazzi per appunto Inferno, avendo già vinto, ricordiamo, Hard Point, ma 254-94 per gli Inferni, Hard Point su Raid, ma poi abbiamo 6-5 con rimonta per Yushou su Cerca e Distruggi su Meltdown. Direi gran bella soddisfazione per loro in Cerca di Distruggi. Ma adesso avremo cattura la bandiera, cattura the flag su, attenzione, andiamo Frido, vi dico immediatamente la mappa su Slams. Attenzione, resta solo a sentire un po' in chat cosa dicono. Colpo fulminante nemico, lo lancia adesso. In questo caso è la Shisha. E direi che forse molto probabilmente ci andiamo a vedere un'altra mappa, salvo miracolone di Golga contro la Shisha, Ataru e Ahmed. Ciao, mi ha lanciato missili per capire esattamente dove si trova l'avversario, infatti arrivano a stringerlo. Ataru su Golga, 6-5 per gli show kill cam per Ataru. Eccola qui, Donny cade sotto le fauci di Nigno e va a disinnescare. Quindi sia gioco di Gano, quindi questo è Chad di Show di disinnescare per aumentare Mr. Ersom per lui. 5-5 ragazzi, facile. Assurdo. L'inferno, vediamo intanto. Quindi ricordiamo 2-1 ragazzi per appunto Ada, dimmi un po' che cazzo di mappa. Ci stia festando. Bella. Good luck, bella. Ma poi abbiamo 6-5 con rimonta per Yushou. Allora scusate, rieccomi. Allora, vediamo se stanno organizzando. Allora, avremo cattura la bandiera per loro. Su cattura la bandiera. Su standoff, in questo caso, scusate prima. Ho sbagliato, non è Slams, ma è standoff. Vi dico immediatamente la marca su Slams. Attenzione, resta solo a sentire un po' in chat cosa dicono. Colpo fulminante nemico, lo lancia adesso. In questo caso è la Shisha. Allora, vediamo un pochettino. Allora, ricordiamo Q1, quali qualifichi? 1, questo è, quindi Q1, quindi abbiamo gli Inferno Esport in vantaggio di 2-1 sui Yushou Esports. Ricordiamo ancora una volta che Inferno hanno giocato, sono partiti con una mappa di vantaggio perché hanno vinto appunto alla Winner Bracket, ma soprattutto poi sono andati a vincere la prima mappa Raid su Hardpoint 250-94. Poi cosa è successo?
cerca e distruggi Meltdown, 6 a 5 per gli Show Sports, la sottilina con rimonta. Veramente bella mappa, giocata da loro, orgoglio Show. E soprattutto vi ricordiamo Show, come se seguite i miei streaming già sapete che giocano anche su PS3, da poco sono venuti su 360, hanno incominciato questa avventura su 360. Però sta iniziando anche questa partita in cattura la bandiera su standoff. Andiamo a vedere come si comporteranno. Ecco qui 2 a 1 appunto, vi ricordo, per l'inferno. Scusate, rieccomi. Allora, andiamo a seguire subito questo attacco da parte, in questo caso, degli inferno, come decidono di attaccare. Abbiamo Donny, il primo dei suoi. Si trova subito un avversario, lo ferisce solo. Scorpion per Donny. Attenzione. Prima volta che lo vedo, almeno per quanto riguarda il mio caso, con lo Scorpion. Intanto Frido doppia, vediamo che sta in fase centrale, però colga anche lui. Stanno avanzando, si stanno difendendo, attenzione, gli Show qui, Ataru, non va. Abbiamo e va a dare soprattutto la serie a Frido. No, Ciccia se ne trova due di fronte in questo caso. Gli Show Sports. Power su di lui. Colga che giocato hanno va. Sono partiti con una mappa di vantaggio perché hanno vinto. Attenzione, Power viene killato, seguiamo Donny che va subito a killare l'avversario. Vediamo, ne killa un altro, grande kill quill da parte sua, perché con la Scorpion da distanza considerevole, però poi viene killato. Niente da fare qui, Ataru cade, danni di Power, giocato ferito sempre. Attenzione qui Nino che sta facendo il giro. Stavolta Ataru sta facendo un altro giro, sta andando a prendere la bandiera. Vediamo in questo caso ce la fa. Vediamo se il primo a trovarsi di fronte dovrebbe essere Frido. Anche che poi c'è Donny, vedete, in questo colga, scusate, in questo caso non serve perché Frido lo ferma già prima. E anche qui colga, si fa una doppia. Intanto Ataru non si perde d'animo e rivà a prendere la bandiera. Intanto dall'altro lato abbiamo, resta solo Ciccia, e abbiamo Colga che sta andando a prendere la bandiera, viene killato in questo caso da Ahmed che si fa una doppia anche su Donny. Ma abbiamo Frido a 6, ma attenzione Ataru che ha la bandiera. Continua Ataru molto vicino, attenzione dietro un avversario, Frido lo killa, 200 punti per lui, attenzione, può andare sull'1-0, e infatti così è, mamma mia, 1-0 per gli Show. Scusate, qui abbiamo Ciccia in serie di 2, vediamo come si comportano, e in questo caso Donny viene killato da Ciccia, mi aspettavo un giro da parte sua, che aveva compiuto, però nulla da fare, vediamo Frido. Mr. Airstorm per lui, si trova un avversario, va di coltello, gli va a prendere l'arma. Vediamo ora, orgoglio, inferno, va qui, Donny, a killare un avversario, Nino, Manner, arriva Ahmed da dietro, che non recupera la bandiera, killa l'avversario ma non la recupera, perché c'è Colga, che si prende l'incompensa della bandiera ma viene killato da Nino. Vediamo Frido in questo caso recupera la sua di bandiera che era stata presa da un avversario. Solta Ataru non la da fare, attenzione, minuto e 40 alla fine. Vediamo in questo caso ce la fa, come si dispongono in inferno, perché qui Colga sta cercando di arginare un po' l'avanzata degli Show, andare a killare un avversario. Però attenzione qui Ahmed, posizione particolare per lui, beh, prevedibile, Power avanzato, copre il compagno, in questo caso è Donny che prende la bandiera, lo scorta, vediamo, resta in posizione di attacco, Donny non si trova nessuno, abbiamo Frido in questo caso che gli può dare una mano,
con appunto l'Hellstorm. Vediamo, Donny va dalla parte superiore, si trova di fronte Ahmed, attenzione Ahmed è giù, eccolo Donny, è chiamata del compagno, cerca di killare Ahmed, non la fare, mamma mia Ahmed ragazzi, doppia da parte sua, oh là là, attenzione, occhio Power, ne kill un altro, Nino prende bandiera, viene killato. Ataru continua. In questo caso, attenzione ragazzi, molto importante qui, molto importante qui. Possono andare sul 2-0, a 25 secondi dalla fine, vanno sul 2-0, importantissima questa cosa, intanto Golga si fa una doppia, Donny cerca di recuperare, nulla da fare, ancora Golga riprende, 15 secondi dalla fine, cerca di... c'è il tempo materiale per andare, attenzione però dall'altro lato c'è Ciccia, il Nino che cerca di aggirare la... il punto, attenzione Golga sul filo di gana, mamma mia 2 secondi dalla fine, raccorcia le distanze, va anche a fare una kill, 2-1. Bellissima partita, mamma mia, 2-1 per gli Yeshu in questo contro la bandiera, dobbiamo andare a vedere il secondo round, ma direi grande azione degli Yeshu, ma soprattutto ragazzi, grandissima azione di Golga all'ultimo, con l'appoggio dei suoi compagni che hanno arginato Nino e Ciccia, quel frangente che stavano andando a chiudere per recuperare la bandiera, però... Golga a 2 secondi dalla fine è riuscito a strappare il punto che resta assolutamente in vita la partita, meglio questo round, tanto sanguinario per Power. Abbiamo dall'altra parte Ciccia che va su Donny che era andato in più centrali, cioè ora un'altra kill dalla parte di Power che va su Nino, si becca anche il missile Hellstorm, serie di 6 per lui, attenzione mamma mia, parte centrali, Ciccia viene killato, intanto poi Donny su Ahmed, Ahmed a sua volta su Golga, altra kill di Power, attacco fulminio per lui, fulminante, vediamo, va proprio a killare Donny in questo caso, chiamata non perfetta, vediamo, eccoli qui, vanno in posizione, attenzione ragazzi, copertura, gli show, si trova un altro davanti, Power ci già 8, possono andare sul 2-0 a 25 secondi dalla fine, Golga lì sono, erano morti in tre gli show, infatti sta aspettando Ahmed solo allo spawn degli inferno, vediamo come si comportano, occhio Ahmed lì, eccolo qui, sta aspettando l'avversario, tanto Power si fa un'altra kill, mamma mia qui Ahmed va su Donny che aveva la bandiera, nulla da fare, però Power va con 11 kill, ma carambolone col Sentex di Ciccia, però Golga ancora va e sul 2-2, morti sul 2-2, direi grandissimo attacco degli inferno, ma soprattutto grandissima comunque difesa che non era affatto malvagia, soprattutto la parte di Ahmed, intanto qui doppia di Inferno Frido, dicevo, difesa davvero ad hoc, soprattutto su Ahmed che è andato allo spawn giustamente degli avversari, è riuscito a intercettare l'avversario, però organizzati meglio in quel frangente gli Inferno che sono andati sul 2-2, altra bandiera catturata da Golga in quel caso, dopo che Power con una serie di 11 stava addirittura per andare a catturare. Qui intanto abbiamo Ataru che si trova in situazione di stallo, perché dall'altro lato abbiamo anche Donny con la bandiera in stallo, vediamo Ataru tornato da un avversario, Ahmed cerca di proteggerlo, attenzione un altro che si avvicina e Golga, vediamo come si comporta perché no, va dall'altro lato, c'è Ahmed che sta andando su di lui. E invece Donny se ne trova fra poco uno di fronte, non lo vede, in questo caso è Ciccia, va all'interno Donny. Va addirittura dall'altro lato, però Ciccia è seguito da Frido. Però io direi anche in questo caso di andare da Ahmed che perde bandiera. Attenzione Donny, in questo caso recupera la bandiera, Donny può andare a raccoglierla solo allo spawn degli inferno, vediamo come si comportano, vediamo
maschio Ahmed lì, eccolo qui, sta aspettando quindi l'avversario. 3 a 2 per Power, si fa un'altra kill, mamma mia qui, Ahmed va su Donny che aveva la bandiera, cosa da fare, però Power, a 4 di Power, ma 6 punti, Ezzon, andiamo a resto solo Ataru, adesso stanno lasciando pian piano gli altri, va, e fulminante, intanto Frido, tripla da parte sua, bandiera fermato da Ataru, andiamo in questo caso, poi... Power, che si può fare? Un'altra bandiera, 4 a 2 e drone per Power, nulla da fare. Colga 6 se a 2 da parte degli su Ataru, più attivo dei suoi, abbiamo Donny come potete ben vedere che Hellstorm di Power non riesce a beccare l'avversario, Ataru in cam che sta portando la bandiera, però non può nulla perché Donny da questo lato ha preso anche anche lui la bandiera. Dall'altro lato c'è Ahmed che sta andando vicino, vediamo Ataru che vicino invece Donny se le trova andare per via centrali. Attenzione qui missile Storm anche di nuovo cioè attacco fulminante adesso missile Storm parte di Golga, in questo caso resta Donny, resta Ataru con le bandiere, situazione di stallo. Ma 5 secondi dalla fine, sicuramente 4-2 per gli Inferno che si aggiudicano lo slot per la LAN del Games Week del 26 ottobre a Milano. Finali LAN per le qualificazioni ESL per le SVC. 4-2 quindi, Inferno, kill cam da parte di Golga. Direi grandissima partita da parte, bellissima da parte degli show, bellissima partita perché sono andati tutti in vantaggio di 2-0, poi sono alla fine Golga insieme all'appoggio dei compagni è riuscito a portarsi a 2 secondi dalla fine del primo round su 2-1, ma poi non hanno potuto nulla quanto Inferno che si sono, hanno riportato completamente il risultato, si sono portati con 4-2, quindi andando sul 3-1 totale aggiudicandosi lo slot per il Games Week. Quindi ricapitolando, già stavano sull'1-0 perché avevano vinto la winner bracket gli Inferno, poi sono andati in vantaggio sul 2-0, 250-94 su Airpoint in raid. Poi cosa è successo? 6-5 per il G-Show succede su Meltdown dopo che erano andati sul 5-1 e gli Inferno si sono fatti rimontare 6-5 per gli Shu, veramente prova di orgoglio da parte loro che hanno seguito l'onda e si sono portati appunto in cattura la bandiera andando sul primo round in vantaggio di 2-1, ma poi sono stati rimontati e sul risultato finale appunto 4-2 che decreta il 3-1 per gli Inferno e quindi che si aggiudicano lo slot per le finali. Direi è stata una bellissima partita anche la troverete sui nostri canali YouTube, ricordiamo così anche per quanto riguarda ESL che vi sta offrendo l'opportunità di giocare queste qualificazioni sul proprio sito per andare in Lannalia Games Week il 26 ottobre per le qualificazioni dell'SVC, migliori 4 team che si affronteranno in semifinali e poi finale, chi vince avrà lo slot per le SVC per i campionati mondiali di Call of Duty, in questo caso che si terranno a Parigi quindi ragazzi allora non vi, vi rimando al canale YouTube, andate a vedere questa bellissima partita soprattutto in cattura della bandiera, anzi veramente da partire da Celi dove veramente c'è stato un grandissimo rimontone, bellissima partita molto bella sul standoff con rimontone. Direi vi rimando lì sul canale YouTube ESGL e direi di darvi appuntamento per questa domenica 29 dove avremo tre clan, una finale loser tra Logic e Arma Team, poi chi vincerà andrà in finalissima contro i Next Gaming che logicamente come fanno questa sera partono già in vantaggio con una mappa con una... quindi vi rilascio, vi rimando a domenica per questa, quest'altra
un'altra per il Q2, quest'altra qualificazione. E un saluto dal nostro Rossi, ragazzi, alla prossima. Ciao. Ciò succede su Meltdown, dopo che erano andati sul 5-1 e Inferno si sono fatti rimontare 6-5 per